cioè lì ci sono anche delle prenotazioni, insomma, è una cosa un pochettino più ad alto livello. Se vogliamo scendere di un passo, di uno scalino, potremmo ad esempio proporvi il Mamak di Nizza, che è un diciamo museo di arte moderna un po' più ad ampio spettro, ma dove troverete sicuramente molti oggetti di design, e fra tutti ovviamente troneggia anche un esponente francese che è di casa, che si chiama Paul Klee, che aveva come cliché quello di utilizzare un blu molto molto elettrico, e quindi troverete delle creazioni nulla di che, perché devo dire anche io non è che abbia trovato queste cose grandiose, però insomma particolare, ecco, diciamo così. Se proprio non vi volete muovere e volete rimanere in Italia, vi possiamo suggerire a Anone, in provincia di Torino, c'è il Museo del Design, che si chiama appunto Museo del Design presso Galliano Habitat, che è un mobilificio che per anni ha venduto moltissimi arredi, specie di alto livello nel campo del design, e che ha avuto quest'idea di proporre un museo proprio del design a livello di abbigliamento, di arredamento, ma non solo, anche di accessori e quant'altro. Quindi Anone, in provincia di Torino, fatevi un giro, eventualmente da Galliano Habitat, Museo del Design. Io a questo punto tornerei da Isabì, se abbiamo argomenti. Non abbiamo nessuno da salutare in questo momento, non abbiamo messaggi di Renzi, allora direi che non ci resta che passare un bel po' di musica. Direi che di questi tempi, insomma, abbiamo comperato anche qualche dischetto nuovo. Ci piace A me questo? piace Dai, ci quello. ascoltiamo un Dolce Nera con L'Amore è un Gioco. Facciamo tutto live, dai. A me piace, nonostante Vedi, il non maresciallo che è sia il mio sempre. genere preferito, È però questa mi vero, questa è piace. bella. Meno male che abbiamo trovato un disco che per una volta le piace. Anche perché per lei l'amore è un gioco e prima o poi si gioca. Dolce Nera. Condannate a noi.